Effettivamente dobbiamo prendere atto che c'è un diniego da parte del Ministero attraverso le parole della Soprintendenza dell'Umbria. Di questo si tratta, c'è un diniego al progetto inviato peraltro recentemente ad aprile scorso e che prevedeva un compattamento delle rampe e una mitigazione ambientale delle stesse. Sembrerebbe Esatto. esserci un'ultima speranza, Presidente. La conferenza dei servizi al CIPE è così, è una speranza un po' troppo remota, secondo lei? Guardi, intanto qui c'è una inesattezza, diciamo così. La conferenza dei servizi c'era già stata sul progetto di svincolo a Scopoli. Ed è proprio in quella conferenza dei servizi che arrivò il primo no da parte della soprintendenza. Quindi di fatto la conferenza dei servizi era già stata espletata. Diciamo che la legge sembra, però è un approfondimento da fare, ovviamente, e non spetta chiaramente a noi farlo in questo momento, ma c'è un approfondimento da fare sul fatto che la legge effettivamente preveda per le opere di pubblica utilità, quale questa, preveda che il CIPE possa autorizzare l'opera con la maggioranza dei pareri favorevoli della conferenza di servizi, una maggioranza che di fatto c'è. Noi abbiamo veramente fatto tutto, ci siamo messi a disposizione. A questo punto qua noi abbiamo in mano un parere negativo, per cui non possiamo che prenderne atto. I passi eventuali per utilizzare quello che è a disposizione appunto di legge per vedere se è possibile riuscire a dare a questa valle questo svincolo dovranno essere fatti, diciamo, altrove. Ecco. Io so una cosa, la Regione Umbria ha fatto molto insieme al Comune di Foligno perché tutti andasse per il meglio. Io ho avuto costanti contatti e rapporti sia con gli uffici che con la Presidente Marini e il Sindaco Mismetti, ma con i loro assessori, eccetera, e tutti abbiamo lavorato per portare la barca da quella parte. Quindi penso che siano i nostri amministratori che sono dimostrati così interessati e così motivati, hanno ancora sicuramente delle motivazioni per andare avanti.